Buongiorno, buongiorno Gemmine, benvenute in questo nuovo vlog. Io tra un po' vado da mamma perché devo ancora sistemare un sacco di cose nelle mie varie stanze, come ho fatto la scorsa settimana. Anche questa settimana penso che la passerò lì tra giocattoli e soprattutto vestiti e scarpe, accessori, borse, perché i giocattoli li ho già sistemati la scorsa settimana, quindi questa settimana mi toccherà appunto sistemare tutti quanti i vestiti. Comunque, iniziamo questo video facendovi vedere un pacchetto, spacchettando insieme un pacchetto, perché questo video è gentilmente in collaborazione con Fanca, che è un brand che fa dei leggings, che quando mi hanno chiesto di collaborare sono andata a dare un'occhiata sul sito e hanno dei leggings pazzeschi, cioè non avevo neanche idea che esistessero dei leggings così tecnici. Infatti qui ho tutte quante le informazioni sui leggings che mi hanno inviato qui sul sito, perché hanno un sacco di cose particolari. Intanto l'ho tagliato così adesso le andiamo ad aprire insieme. Ok, me ne hanno inviati due. Carine carine tra l'altro le confezioni. Non avevo mai sentito parlare, fatemi sapere se voi le avevate già sentiti nominare. Vediamo un po'. Allora, mi hanno inviato questi leggings blu, poi ce li andiamo anche a provare insieme, che avevo letto. Infatti questi sono due paia, uno dovrebbe essere più leggero, immagino che questo sia quello un pochettino più pesante e che dia insomma un po' più di struttura al corpo. E noto subito una cosa che mi aveva incuriosito nella descrizione di questi leggings, è che hanno questa parte qui anti-arrotolamento, dice. In pratica dovrebbero aderire così bene alla pancia che anche quando fai allenamenti o magari ti pieghi, eccetera, non si arrotolano, cosa che invece succede spesso con altri leggings. Un'altra cosa che ho letto che hanno è che hanno la protezione per le ginocchia. Una cosa molto interessante, non so se riuscite a vederli, ma hanno proprio delle strutture in 3D, vedete in rilievo, che dovrebbero proprio proteggere il ginocchio durante l'allenamento. Poi un'altra cosa è che sono anche modellanti, quindi fanno anche una specie di lifting al sedere. Infatti qui dietro sto vedendo che hanno queste altre cose in 3D, vedete, che dovrebbero dare proprio un effetto push-up alle forme, anche qui di lato, per stringere magari. Invece questi qua dovrebbero essere quelli ultra leggeri, infatti lo vedo subito, questi sono mille volte più pesanti di questi. Questi qua dovrebbero avere addirittura il peso di due rossetti, solo il peso di due rossetti, in effetti sono molto molto leggeri, molto più morbidi. Questi proprio sono tipicamente estivi. E questi qua, avevo letto, sono fatti di una stoffa di fibre proteiche naturali. Non so se ne avete mai sentito parlare, fatemi sapere perché io sinceramente non avevo mai sentito parlare. E in pratica queste fibre proteiche naturali dovrebbero assorbire il sudore e in più proteggere dai microbi. Non lo so se è vero, però ecco, promettono questo. Ottimi, cioè non avevo idea che dei leggings potessero avere tutte queste cose. Si sentono quasi come una seconda pelle, il tessuto è molto particolare, non so spiegarvelo, ma super morbido. No, vabbè, ma che belli questi qua blu! Mi piace troppo come mi stanno. Questi sono più pesanti degli altri, però sono super fascianti. Tra l'altro Fanca mi ha dato anche un codice sconto del 10% che vi lascio scritto qua, e nell'info box vi metto anche il link al loro sito. Li ringrazio per avermeli inviati perché appunto mi piacciono molto, sono molto curiosa di testarli e di vedere insomma se effettivamente hanno tutte queste cose che promettono. Fatemi sapere se voi sapevate che i leggings potessero essere così particolari. Perché c'è una cosa natalizia nella mia stanza? Non lo so. Mia madre l'aveva attaccata a Natale e poi non l'ha più staccata. Ritorno alle origini Comunque, in questa oggi cameretta, guardate le sì, farfalle. oggi siamo qui. Questa è la situazione. Praticamente sto sistemando tutte le mie scarpe. Infatti là sopra è finalmente tutto vuoto, ma mo tra un po' ne rimetto alcune. Tra un pochetto le portiamo
al mercatino, perché me l'avete consigliato in tante e effettivamente ieri abbiamo portato delle cose che pensavo che non mi avrebbero mai preso, dei vestiti, e invece l'hanno presi, quindi è molto comodo, mi ci sono trovata bene, quindi oggi porto anche un po' di scarpe e che penso sicuramente prenderanno, perché sono delle scarpe molto belle, anche di marca, che però non mi stanno più, perché quando andavo alle elementari, le medie, il liceo, vabbè elementari no, però le medie, il liceo e anche l'università, compravo parecchie scarpe costose, però portavo 36, 36 e mezzo, adesso non mi stanno più perché porto 37, infatti alcune più belle me le sono provate sperando di poterle tenere, ma no, mi stanno troppo piccole, cioè il piede mi è cresciuto. Ho le mani tutte sporche, quindi le ho tutte quante pulite, le ho rimesse nelle loro scatole e adesso tra un po' le portiamo. Sono quelle lì. Quelle lì hanno la scatola anche originale che coincide, mentre queste qua ho messo altre scatole perché non mi c'entravano, e invece queste le ho preparate da portare a vendere in inverno, perché l'altro giorno mi hanno detto che adesso prendono soltanto le cose estive, quindi porterò anche questi pantaloncini. Vediamo un po' cosa mi prendono, così svuoto un pochettino l'armadio. E niente, mo ecco, tra un po' andiamo. Poi stasera andiamo a cena fuori in centro, quindi così facciamo anche una bella passeggiatina. E niente, che altro raccontare? Vi faccio vedere un po' da quest'altro lato. Vediamo un po'. Anche di qua ho fatto vari lavori. Io ho due stanze da letto a casa di mia mamma, due camerette mie, e c'è un po' di casino ancora, però qui ho messo tutti i vestiti anche che vorrei vendere, sì, vendere anche a poco, perché quelli da donare li ho messi tutti quanti lì, infatti già siamo andati a portare alcune cose ieri, mo andiamo a portare altri due, tre scatoloni che ho fatto, con magliettine, cosette magari un po' più vecchie, ecco. E qui invece ho sistemato tutto quanto per cosa? Costumi, pantaloncini, vestiti, gonne, insomma, così poi dopo piano piano porto anche tutte queste cose. Questa è la situazione. Ora finiamo un po' di sistemare qua, andiamo a portare le cose al mercatino e poi dopo torniamo a casa, ci sistemiamo e andiamo insomma in centro, vi portiamo con noi e andiamo a cenetta fuori. Eccoci qua pronti. Questo è un vestito nuovo, vi devo assolutamente fare il video di Shein, perché mi sono arrivate un po' di cosette e sono già passate, è già passata più di una settimana, quindi dai, in questi giorni vi faccio il video, perché ho preso un sacco di vestiti carini. Ti piace questo vestito, amore? Bello, vero? Il nostro solito parcheggio fortunato. Troviamo sempre parcheggio davanti a questo teatro. Non ce lo rubate, eh? Non venite qua. Non venite. Oggi Cesar comunque si è vestito da solo. Ah, è un altro giro. Insomma, si vede. Secondo me due. Secondo me due. Però vabbè. E lode per via della comunità. Lode. Per via della... Tutto Decathlon. Tutto tecnico. Mannaggia. E bene, abbiamo trovato un posto abbastanza vicino, adesso ci dirigiamo. Siamo a 30 metri dalla fontana di Trevi. Sì, e dobbiamo andare in via Poli 27. Qua dietro. È qua dietro, da queste parti. Guarda un po' che schifezza qua, via del Corso. Mamma mia. Guardate, via del Corso, ragazzi, siamo in prossimità dei palazzi del potere politico. Oddio, scusa, ti ho pestato il piede. Mi mettono sotto. Prendi mano la situazione. Allora, praticamente qui infatti c'è ancora la polizia. Oggi pomeriggio ci sono stati gli scontri qui in centro con dei manifestanti che erano praticamente i taxi, che volevano manifestare contro la nuova riforma per la liberazione, tra virgolette, poi non è neanche così in realtà, però la liberazione del mercato. Quindi praticamente loro, le licenze che ci sono per i taxi in Italia sono le stesse da sempre, praticamente, quindi si rinnovano, non si rinnovano in realtà, praticamente vengono vendute. Quindi io, anzi, se io ho la licenza, posso ereditarla al mio figlio, a un parente, a chi voglio io, o comunque in qualche modo c'è un mercato per cui chi la vuole comprare la può comprare, ma a prezzi tipo
ho visto le medie in tutta Italia tra i 150 e i 200 mila euro, per cui è una sorta di mafia, una cosa un po' brutta in realtà per come funziona il mercato. E ad essere onesti, non per generalizzare, ma a Roma il servizio è molto molto scadente. Non per generalizzare, magari ci sarà quello bravo, ragazzi, perché io ho pure degli amici che fanno questo mestiere, però in media è veramente scadente come servizio. Per cui loro stanno manifestando per non far cambiare niente, perché sono comodi così. E invece secondo me, io non sono d'accordo con questa cosa, però vabbè, non mi tocca, per cui dovrei essere l'ultimo a opinare su queste cose. Comunque qua è veramente pieno, è pieno di polizie, guardate, veramente pieno pieno pieno. Quindi siamo arrivati giusto in tempo, perché probabilmente prima c'era, non probabilmente, ho visto i video, prima c'era la guerriglia urbana qui. Infatti questo è un altro dei prezzi da pagare per vivere a Roma, che è la capitale. Quando a qualcuno gli rode o non gli va bene qualcosa, da tutta Italia vengono qua. La manifestazione è giusta, per carità. Però il problema è che tante volte le manifestazioni pacifiche, all'interno ci sono dei nuclei, piccoli nuclei di persone che vengono solo per far casino, per distruggere cose, e non è giusto, capito? Perché gente che deve solo rompere le cose, vengono qua, non gli interessa niente. Perché c'erano tanti posti liberi, perché la gente, sì, infatti, aveva paura, infatti, oggi di parcheggiare. Secondo me sì, speriamo che non ci sia niente a quella adesso, perché la panda magari pia fuoco. Comunque, allora sì, stiamo andando in una stradina secondaria, così per stare più tranquilli tra di noi. E niente, dicevo, uno dei prezzi da pagare per vivere a Roma, nella capitale. Quando c'è un problema qua, da tutta Italia vengono qua, si radunano e fanno casino. Mi ricordo, ero arrivato da poco a Roma, c'era stata una grande manifestazione a Piazza San Giovanni. Mi ricordo che è stata molto violenta, io l'ho vista in TV in realtà. Allora mi sono ritrovato, io mi ricordo perfettamente, perché io stavo sul motorino in tangenziale. E a un certo punto ero io davanti, cioè non c'era davanti a me nessuna macchina. A un certo punto mi sono ritrovato un mare di persone in tangenziale. Tra l'altro la tangenziale a Roma si trova tipo a 30 metri, quindi tipo in questo ponte alto, tutte queste persone. E mi sono ritrovato col motorino da solo in mezzo, e quelli mi hanno iniziato a dare le botte sul casco e tutti. E a un certo punto tipo in mischiava ho iniziato a suonare tipo sì dai, forza, non lo so, non lo tipo, avete ragione, basta, e tutti sì grande, e mi hanno fatto un po' passare. Però vabbè, se gli dicevi non avete ragione, sì, capito. E infatti scendendo dalla tangenziale si arriva in Piazza San Giovanni. Lì a Piazza San Giovanni hanno fatto un casino, hanno dato fuoco a qualche mezzo della polizia. Mi ricordo che è stata molto violenta quella volta, quella manifestazione, e hanno staccato praticamente i sanpietrini, questi qua che sono molto profondi in realtà, sono dei sassi molto robusti, e l'hanno iniziato a lanciare contro la polizia, e infatti hanno fatto dei danni grossi. Comunque siamo a Piazza San Silvestro, sì. E quando Francesca utilizzava quelle cose che avete visto in cameretta, qui c'era, quindi qualche anno fa, qui c'era un capolinea degli autobus. Hanno l'autobus per venire in, sì, centro, e scendevo sempre qua. Perché qua c'è presente in centro e c'era il capolinea, però adesso c'è questa piazza che devo dire è carina. Hanno fatto queste panchine di travertino così, però all'epoca mi ricordo che non era previsto il verde. Adesso per fortuna hanno messo questi alberelli qua, che sembrano dei quelli che stanno qua dalla cara, come si chiamano? Sì, non mi ricordo, secondo me sono loro. Con i fiori tipo arancione, sì, e viola. Sì, esattamente. Mo adesso non mi viene il nome. Jacaranda, che in italiano si legge jacaranda forse, okay. Che in realtà è un albero originario dell'Asia tropicale, tipo Thailandia, quella parte lì. E poi hanno aperto questo Ikea, che credo che siano stati loro di Ikea a mettere questi alberelli qua, che sono solo quattro in realtà. Speriamo che crescano. Comunque dovevo aprire anche un'altra cosa bella in quell'angolino lì, quella vetrata lì grossa, vicino a quel cumulo di spazzatura, non so se si vede, dovrebbe aprire Starbucks. Ma dove l'hai letta questa notizia? Su quei forum là di architetti che seguo. Chissà se è vero o no. Sì, in realtà da tanti anni che stanno facendo quei lavori. Ma cioè, per tutto essere romano. Però, vabbè. Comunque, niente. Questa è la Piazza San Silvestro. Il nostro posto adesso dobbiamo controllare esattamente dov'è. Allora, se io vado a memoria, esattamente qui dietro, okay, se non sbaglio.
cos'è sto dolce? Come si chiama? Pomodoro e cocco. Buono? Eccoci qui, abbiamo finito di cenare. Devo dire era davvero buono questo ristorante. Si chiama De Roma. Poi siccome è vicinissimo a questo posto, ho detto a Cesar, andiamo un attimo alla Fontana di Trevi, magari a quest'ora non c'è nessuno. Vi faccio vedere, allora, spermi. Invece è pieno. Allora ragazzi, che ore sono? Mezzanotte. Quasi. Dai. Ma è più piena adesso che all'una del pomeriggio, cioè guardate che roba. Mezzanotte ragazzi. Io ci speravo di prendere. Beh comunque è sempre bella, Spettacolo. E la macchina è parcheggiata là dietro. Ok, allora. Non diciamolo troppo ad alta voce che ci sono i vigili, magari ci multano. Ma si può dove dobbiamo parcheggiare? E lì, allora, quella bandiera che si vede là dietro è il Quirinale, che è la residenza del Presidente della Repubblica. Aspetta, c'è una cosa molto strana alla Fontana di Trevi oggi. Cosa c'è? Non serve bene. Secondo te? Ah, la gente è seduta. La gente è seduta e qui accanto ci sono i vigili. E non dicono niente, è vero, è vero. Strano, vero? Si sono stancati di fischiare tutto il giorno. La stancati, ho detto fate un po' come sì. No, c'è quella signora che sta facendo il compleanno, guardate. A mezzanotte è scattato. A mezzanotte sta spegnendo le candeline. Che carino. Nuovo giorno e siamo qui con la macchina tutta carica. Ennesimo viaggio. Come si dice? Sì, ennesimo viaggio. Trasporto eccezionale. Al mercatino. Oggi stiamo portando un sacco di cose belle. Tutte le scarpe firmate che avevo. Cose e belle. Anche tanti costumi. E se siete interessati, perché su Instagram me l'hanno chiesto in tanti, le stiamo portando al mercatino che sta a Monti Tiburtini. Dove c'è la metro, la fermata della metro Monti Tiburtini. Esatto, ma adesso appena arriviamo vi faccio che non vedere. È sponsorizzato in niente, no, però no, se volete. Però ci siamo buone, trovati bene, sì. È comodo, allora loro si prendono la metà di quello che esatto. A cui vengono vendute, per cui a noi andrebbe eventualmente la metà del costo esatto. Che loro mettono lì. Però comunque il vantaggio è che tu liberi lo spazio a casa tua esatto. Da subito. Esatto. Certo, adesso vediamo quanta roba si prendono, perché loro fanno una valutazione esatto, in base a quello tutto. Che esatto, quello vediamo che loro qua. Piace se lo prendono. Dopo vi faccio ecco, vedere. Mercatino, questo qua è un franchising, in realtà ci sono un sacco di filiali a Roma. Questa è la filiale Roma Tiburtina, sì, Roma Tiburtina, sì, via dei Monti Tiburtina, guarda c'è pure qua la macchina, manco tutto a farla apposta. Roma Tiburtina, ecco. Ecco lì l'enorme mucchio delle cose che ho appena lasciato. Dai, venite a prenderle voi, se no mi dispiace. Guarda che se spendi i soldi appena guadagnati qui non vale. Abbiamo appena lasciato la roba e io già mi sono innamorata di questi due bicchieri tipo per Margherita. Guarda sì. Che belli. Ecco, mo l'ho rotto. Non li compriamo. Ma che strano vedere le proprie cose nel mercatino. Tipo questo l'ho portato io l'altro giorno. 3,65€. Oppure anche questo l'ho portato io. Un mappamondo lampada. Mi fa troppo strano. Ah, è vero, anche queste le abbiamo portate noi. Però tra l'altro l'hanno le hanno vendute separatamente. Due le hanno già vendute, è rimasta soltanto questa. Che strano, vero? Oh, ci hanno preso ben 63 cose. Wow. Un sacco di roba, Dio. Troppo. Comunque alcune mi hanno chiesto di voi anche su Instagram come funziona, perché volete vendere anche voi. E in realtà è abbastanza semplice, cercate quello più vicino a casa vostra, noi ne abbiamo 3-4 più o meno in zona, quindi buono. Però qua la signora era stata gentile, quindi siamo tornati qua. Portate le cose, loro ve le valutano, le scelgono, ovviamente non vi prendono tutto. E poi vi fanno la tessera e c'è l'app anche molto comoda dove potete vedere in tempo reale se qualcuno ha acquistato. Che è fighissimo, perché io adesso la mattina controllo e 1,50€, tipo yeah!
per mettere a piangere, mi dispiaceva troppo e spero che le prenda qualcuno di voi, non estranei, quindi venite a prendere un'occhiata così le prendete voi le mie cosette. Vi faccio intravedere il contenuto della Degusta Box di giugno. Questi sono tutti i prodottini. Birra, Cesare sarà molto felice. Io sono particolarmente contenta di questi, che non ho mai provato. Aceto, gommine, un po' di cosine buone. Vi lascio il link nell'info box e il codice sconto come sempre. Buongiorno così, con i nostri bagagli. Noi siamo in partenza. Sei pronto, amore? Sì, tutto pronto? Le piante. Ok, innaffio le piante e che andiamo, si parte. Ieri sera abbiamo anche fatto i panini. Yeah! Noi siamo quasi arrivati. Che carino questo casale, ristorante. Continua su SP106. Il nostro caffè. Certo che il paesaggio della Toscana è proprio bello, eh. Guardate appena queste siamo, colline. Appena siamo entrati in Toscana, è cambiato. Bellissimo. Tutti questi paesini in così. In questa parte, guarda. Wow. Bello, bello. Siamo in provincia di Siena. Esatto. Ma questa strada non l'abbiamo fatta con tua zia? No. No? Guarda che bello lì. Ma qua siamo nell'entroterra toscano, il cosiddetto della Toscana vera. Ok. Eccoci qua, siamo arrivati. Lì c'è la pandina. Questo è il nostro appartamentino toscano, nel quale non tornavo da ben 25 anni. Esatto. Devo... 25 anni fa che è stato qui. Esatto. Devo dire la verità, non mi ricordavo assolutamente neanche come fosse. Cioè, mi ricordavo tipo che la cucina fosse qua, che c'erano dei letti a castello. Invece non è vero, niente di tutto quello che mi ricordavo era vero. Può diventare, cioè, un divano letto si vede. Ah, ok. Allora forse era così. C'era per quello. Due posti letto, con l'angolo, vabbè, la cucina. Devo dire che è più carino di quello che mi ricordavo, eh. Queste mattonelline sono molto carine, guarda. La cucina è in muratura, un dettaglio carino. Guarda questo qui che è carino, la cappa. Sì. Con quella mensolina lì. È grande. Camino. Sì, e qui c'è la camera. E qua dietro c'è un armadio. Tutto quanto in legno. Sì, toscano. Infatti. E anche il bagno è carinissimo. Guardate, è grosso quanto casa nostra. Queste mattonelle sono molto carine. E qua c'è la doccia, che non è spaziosissima, però secondo me ci sta. Sì, è un po' piccolo. Sì. Oh, mi piace, mi piace. Ah, e poi c'è... Amore, mazza che rumore che fa quella doccia. Qua c'è il pezzo forte, che è un terrazzo. Un terrazzino privato, vista sulle valli toscane, esatto. Vedete? Esatto. Ora c'è un sole veramente che spacca le pietre. Lo facciamo vedere dopo, lo facciamo vedere adesso. Subito. Allora apri. C'è la carriera con la calamita. Che caldo, mamma mia. Però molto carino. Con una bella vista. Il paese è lì. Esatto, lì. Il paese è là. Quelle palazzine lì, eccolo. Qua c'è la Val d'Orcia, credo. Sia questa. Non lo so, io non lo so. Sì. Perché qui ci c'è troviamo il tavolino. Tra due valli. Ok, andiamo dentro, aspetta. Val di Chiana, forse qua... non lo so. Oh. Oddio, che caldo! Troppo caldo. Comunque, ed è carino perché, questo me lo ricordavo, sta all'interno proprio di un borghetto. Sì, è un quindi borgo... ci sono tanti appartamentini così, con tutto un bellissimo giardino, molto curato. Dopo vi portiamo, allora, ci sono due piscine. Esteticamente è tipo un borgo toscano, però... l'hanno costruito, ecco, quando Francesca era venuta l'ultima volta, quindi tipo 30 anni fa. Per cui era nuovo allora quando io sono venuta, cioè quando l'abbiamo preso. Infatti ci sono degli impianti tipo aria condizionata, riscaldamento, per cui sembra di stare in un borgo antico, però c'è dei comfort. Sì, molto carino. Adesso ci ambientiamo un po'. Vi facciamo vedere, andiamo, guarda. Andiamo fuori? Sì, perché però abbiamo la borsa termica da mettere in frigo. Non l'hai portata la borsa termica, è rimasta in macchina, proprio la cosa che era necessaria. Andiamo. Vabbè, andiamo così, facciamo vedere. Vabbè, la macchina, sono rimaste, guardate, pure le cose. La macchina l'ho fatta vedere, poi la faccio... le nostre cose. Tieni, prendi in mano. Prendo in mano la situazione. Allora, questo è l'ingresso, vedete? Stiamo dentro ci sono
ci sono due sedioline così all'ingresso e la casa si chiama Icaro. Ma Francesca non riesce ad aprire, vabbè. La casa si chiama Icaro e vedete qua c'è questo giardinetto che qui volendo si può fare qualsiasi cosa. C'è il vialetto d'ingresso e la macchina l'ho messa lì per scaricare, però in realtà il posto auto col nome Icaro si trova dietro questa siepe. Quindi praticamente adesso giro di qua e parcheggio la Panda. E lì dietro c'è il borgo antico. Qua invece c'è tutto quanto il borgo moderno, diciamo. Vedete? E là dietro adesso vi porteremo, c'è il pezzo forte di questo condominio. Profumo di sugo, qualcuno sta facendo il sugo. Eccoci, noi ci siamo messi il costume e siamo venuti in piscina. Qui ce n'è una, questo è il casale dove c'è anche il ristorante e di là ce n'è un'altra. E comunque c'è la vista su tutta la valle. Vediamo un po'. Che bello. Veramente bella, guarda qui. È vero. Poi ovviamente dal video non rende, però... No. Poi c'è un sole che, mamma mia... Infatti ci siamo messi strategicamente qua. Qui all'ombra. Bello. Sta freschi, perché sì, è vero. Sono 40 gradi, sì. Qua ci sono 34. È vero, è vero. Si sta bene. Mi piace qua, così ci sdraiamo e vediamo la piscina con la villa lì. Bello. Il sole sta scendendo... La piscina ormai è fredda, quindi ce ne torniamo a casetta e cerchiamo un posto dove vedere il tramonto e poi ci mettiamo a cucinare la cena, che abbiamo fame, se c'è fame. Allora direi che questo è il punto perfetto per venire a vedere il tramonto, sempre se ci sarà, perché il sole sta giocando un po' a nascondino. Qui ci sono dei tavolini. Forse ci sono le lucine. Ci sono le lucine, forse ci si può sedere qua. Perché no, di qua sì. C'è il ristorante qua dietro anche. Che e però qua oggi è chiuso. Esatto, oggi è chiuso. Come te li sei messi bene questi occhiali, amore? E qui ci sono altri tavolini che volendo uno può usare per mangiare. Quello era un tuono? Qui sta piovendo, guarda, lì si vede proprio l'acqua che scende. Sì, è vero. Qui piove. Sì. Guarda lì quei cipressi in quella collinetta. Sì. Il paesaggio è bellissimo, non rende comunque il video. No. Ho fatto poi qualche foto, ma non rende. Carino, speriamo che esca il sole così c'è il tramonto dopo. Vi faccio un po' vedere. Allora, dietro a questo casale che è il ristorante e la reception c'è, ci sono le piscine. Invece di qua... Uno sta qui. Una di qua e l'altra di là, esatto. Invece di qua ci sono tutti quanti gli appartamenti. In fondo c'è anche il nostro. Questo è l'ingresso del condominio. Esatto. Diciamo. E ci sono gli appartamenti, sono dei micro appartamenti, avete visto? Piano terra o primo piano? Qui è bellissimo che si vede il paese in fondo, in fondo vero? Carino, sì. Molto carino. Gli appartamenti a piano terra, c'è un giardinetto privato. Esatto, e il nostro è rialzato un po', quindi c'ha il terrazzino, no? Da quella parte è rialzato. Esatto. Da questa parte invece c'è il giardinetto. Esatto. Infatti è tutto fatto in questo modo, Ogni appartamento c'ha il nome, sì. Comunque è proprio carino, non me lo ricordavo così. Tutti questi archi, esatto, questi scorci così, molto carini, sì. E poi c'è anche, che va bene, questi giorni li portiamo, però ci sono i cavalli, esatto. Ci sono gli allevamenti, sì. Ci sono i pomodori. Guarda che carino lì con le ortensie, bello. Sì, dopo in questi giorni vi portiamo a esplorare. Andiamo a esplorare insieme anche gli altri posti. Guarda un po' che moglie. Allora, ecco. Perché il parmigiano lo stai mettendo sulla tovaglia? Pasta col tonno e col parmigiano. Ovvio. Come la tradizione. Antipastino con formaggio col pepe, noccioline, olive e pomodori secchi. Il vino non è un casino perché il vino bianco col sugo, però vabbè dai, non importa. Stiamo mangiando... qui sul balconcino, guardate che carino. Questa è la Valdorcia. Esatto. Non ci troviamo sopra. Invece da questa parte c'è la Val di Chiana. Chiana, esatto. Buon appetito, amore, cin cin. Noi siamo tornati qua a vedere un po' di tramonto, ma purtroppo ci sono quelle nuvole che coprono il sole. Però comunque c'è un effetto molto particolare.
Siamo rivenuti a vedere la piscina con questo cielo rosa e abbiamo trovato il robottino che pulisce. Che carino, guarda che carino. Pulisci bene, che domani dobbiamo ritornare, per favore. Grazie. Ah, noi ci stiamo godendo il tramonto. Prima abbiamo fatto una passeggiata, siamo arrivati quasi al paese, che si chiama tipo Celle di Celle sul Rigo. Però ci mancava una curva perché era super in alto di là e abbiamo detto no, basta, torniamo, siamo domani. Stancati, torniamo domani. Quindi siamo tornati e guardate un po' che cosa abbiamo trovato. Un bellissimo cielo azzurro e arancione. Quindi ci siamo seduti qua, adesso guardiamo il tramonto. Buongiorno, mazza che bella giornata oggi. Non vedo l'ora di andare in piscina e ho preparato la English breakfast. Devo dire che è stato un po' difficile perché ormai non sono più abituata ai fornelli così qua normali. Sono troppo abituata all'induzione che è comodissima. Sono abituata troppo bene. Ieri abbiamo fatto anche i ghiacci, così abbiamo fatto il nostro caffè latte freddo. E buona colazione, amore. Buon appetito. Buon appetito. Io la voglio. Ah. Ora ho mangiato già 8 quadratini. L'ho contati. Ah, che comodità qui. Allora, io sto preparando la pasta con il pesto di pistacchi. Alexa, imposta un timer di 10 minuti. 10 minuti. Pranzetto sul balconcino. Anzi, balconcione, perché questo è molto più grande di quello che abbiamo a Roma. E ho aggiunto anche un paio di pomodori secchi. Sembra buono. Sempre con la nostra bella vista. Bello. Poi il pomeriggio qua si sta bene, cioè ora di pranzo in poi, perché di qua è ombra. Invece stamattina c'era il sole sul terrazzo e non si poteva stare. Dovevamo stare di là. Buon appetito, com'è? Allora, noi siamo stati un po' a casa al fresco. Adesso siamo tornati in piscina con un aperitivo. Sappiamo che non si fa, ma abbiamo aggiunto un po' di ghiacci al vino bianco che ci siamo portati, perché numero uno così è bello fresco, numero due così è più leggero, perché comunque dai, sono le 6:30 del pomeriggio. Fresco, a casa ci siamo portati i computer ovviamente, per cui si può lavorare perché c'è internet fibra, velocissimo, c'è fibra, per cui si lavora più veloce che a casa, infatti quasi. Bello. Ma ci godiamo questo aperitivino qui. Allora, ci riproviamo. Il paese è lì. Quindi proviamo ad arrivarci oggi. Ieri la panda sta qua dietro, sì. Ieri siamo arrivati esattamente tipo a quella casa bianca là e poi ci siamo arresi. Quindi oggi dai, ci riproviamo. Che siamo belli freschi, che abbiamo fatto appena adesso il bagno in piscina. Allora, la nostra casetta è una di quelle là arancioni. Ieri eravamo arrivati fino a qua. E dove? Ah, è vero, quel puntino bianco lì. E in realtà era molto vicino, più vicino di quello che pensavamo. Però, visto che era in salita, molto bello questo muro con i cipressi così, vero? Qua ci sono queste panchine, così se ti stanchi ti puoi sedere a vedere il tramonto, vedi? Guarda che bello. No, per pochissimi giorni non abbiamo beccato la festa di San Lorenzo, pizza cotta sul forno a legna. Eccoci, il campanile. Bella vista.
casetta è là. Ehi, ciao, che stai a far là? Quanto è carino questo paesino, ci stiamo un po' perdendo nelle viuzze. Abbiamo trovato questo gattino buffissimo. Che c'è lì? Un cane? Ah. Ciao! Bellissimi tutti i fiori che c'hanno qua, le signore. Oh, che bella! La fontana del paese. Carina. Non so se esce ancora, vedi che giro? No, sembra la stessa regione. Sì. Allora, noi siamo venuti da quella strada e il paese è finito qua. No. Su questo bellissimo belvedere sul tramonto. Allora, noi siamo tornati indietro. Questa è la stradina che abbiamo fatto. Lì in fondo c'è la casetta nostra. Siamo sotto alla torre. Spettacolo. Bellissima. Però anche la vista, sempre più in alto. Bellissima. Comunque ha ragione James May lì dicendo che gli italiani sono viziati perché cioè, guardate che ci abbiamo, in che contesto cresci, che cosa vedi tutti i giorni. Questa vista è bellissima. Ma è una cosa, cioè, dai, è come poche al mondo, dai. Cioè, dove la trovi un'altra cosa così? Non vuoi tornare in Messico? E che c'entra il Messico? Ci sono altre cose. Però vedi quella villa lì di roccia? Quella è bella, rosso, di cipresso. Quella è bella, sì. Quelli, c'è i vitigni lì davanti e dietro i campi. Sì. Con un po' di roccia. Poi a quest'ora. Golden Hour. Poi c'è questa ragazzina che sta imparando a guidare la moto. E sono tipo 10 volte che fa il giro. Ma non se la cava, dai. Più o meno. Ci mette 30 secondi perché il paese è così piccolo. Bello bello. Non ne abbiamo abbastanza. Questa vista è troppo bella. Siamo ancora qua. Questa è la nostra cena. Visto che abbiamo già fatto l'aperitivo, non abbiamo fame. E ci siamo messi qui a vedere il tramonto. Una sorta di balcone. È un tavolino privilegiato. Qui nel ristorante. Siccome domani aprirà il ristorante, allora approfittiamo e mangiamo qua oggi al tavolo d'onore. Pan di stelle con latte. Qualche giorno fa, prima di venire qui nella casetta in Toscana, mi hanno inviato questa macchinetta istantanea nuova della Kodak, che praticamente è sia una macchinetta istantanea, quindi potete scattare e esce la foto, ma si può anche collegare al cellulare perché vedete dice camera and printer, e si scarica l'app dal cellulare e potete stampare le foto che avete già nel telefono o che volete fare col telefono. E le stampate qui, insomma, stavo vedendo un po' l'app perché l'ho scaricata e potete mettere anche delle cornicette, molto carina. Qui incluse nella macchinetta c'erano già 8 foto, credo, e poi mi hanno inviato anche altre ricariche che però ancora non ho aperto. Stavo qui un po' studiando e l'ho messa in carica, così oggi quando andiamo in piscina proviamo a utilizzarla, facciamo qualche fotina. Eccola, sta qui in cucina a caricare. Questa è la macchinetta, molto carina. Qui c'è anche lo schermino dietro, così vedi quello che stai scattando. Oh, postazione. A usarla. Prima foto che faccio, non lo so se viene bene. Vado? Vai. Ok. Che? Com'è? Secondo me è carina. La provo a stampare? Sì. Vai. Vediamo che viene fuori. Preparing. Preparing. E da dove c'è? Dal lato? Da qua. Certo. Please replace the cartridge. Quindi? Non c'è la carta. Ah, c'era scritto che era inclusa. Ma non ce l'hai mai, te l'ho detto, l'ho chiesto prima, hai ricaricato la carta? Ma c'è scritto sulla scatola che c'era già all'interno. Tornati a casa, sto preparando la pasta con il sugo. Che sta stampando la foto del piatto di pasta. Prima in piscina, non lo so perché, avevo messo male la cosa, mi sa, perché non è uscita. Ma adesso
Cesar ci ha messo mano e funziona. Wow. Comunque c'era un sacco di sugo, però poi siccome domani andiamo via, l'ho fatto tutto. Bisognava anche consumarlo. Tutta la pasta, e quindi sembra più in brodo di sugo. Questa è l'immagine scattata, vediamo che esce fuori. Oh, wow. Pensavo fosse più brutta la qualità. Vediamo un po'. Intanto wow, mangio. Che bella foto. Hai capito. Devo dire, molto carina. Eccoci qui, buonasera. Allora, dopo un altro pomeriggio in piscina, mattina e pomeriggio, abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata perché c'è un maneggio in fondo a questa, a questo sentiero che fa parte dell'agriturismo. Esatto, che fa parte dell'agriturismo, e si possono anche prendere lezioni di cavallo, equitazione, esatto, che noi non faremo perché non vogliamo cadere, però andiamo a vederli. Hanno detto che hanno anche un allevamento della cinta senese, esatto. Una varietà, una razza di maialino. È un po' ripido qua, però non è che caschiamo. Ecco là, non ti ho ripreso, stava per cadere. Dammi, vediamo. Dammi la mano, è goloso perché c'è l'erba alta. Eccolo qui, abbiamo trovato. Stanno anche facendo la lezione. Che belli. Ah, il cagnolino. Prendi a sfruttare la cinta. Ok. Ciao. Oh, che belli. Ciao. Questo qua sopra è il paese dove siamo stati ieri, no? Celle sul Rigo. Qui c'è anche per giocare a tennis. Lì ci sono altri cavalli. Eccoli i maialini, ma quanto sono piccoli! Che carini! Che carini! Guardate quanti sono! Li sta allattando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Che carini! Vedete questo polverone? Allora, i maialini stavano dormendo, tutti tranquilli. Sono arrivato lì, piano piano. Però si sono svegliati di soprassalto, si sono presi un colpo, si sono messi a correre. Un contro l'altro. Mio amore, che cattivo, l'ha svegliati. Oddio, guarda, questo è uno di quelli grossi. Guarda, ma tutti quanti sono i cuccioli. Guarda, guarda che testina quel maialino. È vero. Sono troppo carini. Allora, molto carini e tutto, però, madò, che faticaccia risalire qua, la vedo dura. Oddio, dovevamo arrivare fino là sopra. Allora, di là c'erano i maialini, là dietro c'erano i cavalli e noi dobbiamo andare qua, qui questa salita. Finisce l'ombra. Qui finisce l'ombra e non vogliamo andare avanti. Mamma mia, dormiamo qua. Va bene, ha giudicato. Buongiorno da questo paradiso che purtroppo oggi lasciamo, vero amore? Ciao casetta. Ciao casetta. È lì. Mi dispiace, è veramente bello, siamo stati benissimo in questi giorni, belli rigenerati, rinfrescati, con la piscina, bellissimo. Comunque qui non so se l'abbiamo fatto vedere. Allora, mi sa che l'abbiamo fatto vedere il primo giorno, sì. C'è la sala giochi? Sì, c'era la sala giochi con il biliardo, il ping pong, esatto. Poi dopo... Certo, ste scale. Ste scale. No, però è bello perché così la nostra casa sta la macchina lì del parcheggio in fondo. Dietro, quindi esatto. Non dobbiamo farle queste cose pagare. E poi non siamo qui dove magari passa più gente. Sembra un po' un outlet qua, vero? Il tipico paesaggio dell'outlet. E niente, adesso andiamo a portare la chiave alla signora lì davanti
e poi andiamo. Portiamo la chiave perché ne sa che nemmeno l'abbiamo detto, ma noi qui praticamente siamo proprietari di una settimana, per amore. Oddio, che fatica, c'è, che caldo. È una soluzione che viene chiamata multiproprietà. Esatto. Quindi praticamente voi acquistate una settimana, la quale potete utilizzare, diciamo tra virgolette, gratis. Nel senso, esatto. Una volta che l'acquisti è tua per sempre. Esatto. Quindi... c'è sempre la stessa settimana all'anno. Esatto, la nostra è la 27. Esatto. Che capita all'inizio di luglio, quindi... è comunque una settimana ottima, tutto quanto il discorso delle piscine eccetera eccetera, quindi ci sta. Esatto. E niente, quindi qua c'è la piscina, oggi non entriamo, uffa. Beate quelle persone che stanno a fare il bagno. E qui è il ristorante e reception. Noi prima di andare via siamo venuti a dare un'occhiatina al negozio, che è sempre tutto produzione loro, hanno un sacco di cose, sughi, vini, un sacco di cose, formaggi. Ora ci prendiamo un po' di souvenir. Pancetta, buona. Guardate tutte le cose al tartufo, che buone. Io prendo questo. Ed eccoci qui, tornati a Roma. Io adesso passerò il pomeriggio a editare questo vlog e poi mi devo preparare perché stasera abbiamo un evento di cui sono felicissima. Mi sono anche appena rifatta le unghiette e vedete tutto quanto però nel prossimo vlog. Per ora vi mando un bacione, grazie per averci tenuto compagnia anche in questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!